Laura ha avuto una bellissima idea, cioè quella di aiutarci a presentare il programma di Book City in video, perché forse così le cose sono più semplici e potete tenere a mente più rapidamente i nostri appuntamenti. Sono diversi anni che partecipiamo e credo che stiamo riuscendo sempre più a partecipare con un'identità molto precisa, ovvero certamente sono incontri in libreria, certamente sono libri che a noi piacciono, che sono stati per noi interessanti. Ma come sempre la Libreria delle Donne non presenta semplicemente un libro, ma parte da un libro per ragionare intorno a tutto quello che le donne che lo hanno letto o sono presenti alla discussione possono dirci intorno anche semplicemente al fatto di leggere libri di donne, che per noi è sempre molto importante. Quest'anno, come sempre, noi iniziamo il giovedì pomeriggio. Quindi il giovedì 17 alle 18:30 e cominciamo sempre in modo molto scoppiettante perché anche quest'anno ad aprire Luisa Muraro. Luisa Muraro quest'anno ci parlerà di Elvio Facchinelli, studioso, psicanalista, pensatore molto importante anche ai miei occhi per la seconda metà del Novecento, di cui lei è stata amica e collaboratrice ai tempi dell'Erbavoglio. Naturalmente, che cosa dirà in questa lettera da un'amica femminista a Facchinelli, Luisa Muraro, su castrazione maschile e differenza sessuale, nessuno lo sa. Ma questo è il bello degli incontri con Luisa, cioè può succedere di tutto, può raccontarci qualsiasi cosa lei, che è molto brava nei suoi pensieri, può aver rielaborato di quei tempi, di quel momento e di questo pensatore e filosofo e appunto psicanalista soprattutto. Poi venerdì 18 abbiamo, secondo me, un incontro assolutamente imperdibile. Devo dire che personalmente l'ho voluto con tutte le mie forze. Abbiamo una lettura che Patrizia Cavalli, che è una delle più grandi poete viventi oggi in Italia, farà delle sue traduzioni da Shakespeare. Sono quattro testi shakespeariani, li vedete, sono stati pubblicati da Nottetempo, che lei ha tradotto e che lei ha giustamente tradotto, lo dice, ci se ne accorge anche quando lo si legge, ha tradotto a partire dal copione, cioè dal fatto che il testo shakespeariano non è un testo né fermo né immobile, perché è un testo che è sempre recitato. Sono La Tempesta, Il sogno di una notte mezz'estate, Otello e la dodicesima notte, cioè quattro capolavori letti in una traduzione che è un capolavoro e recitati davanti a noi, questo sarà quel pomeriggio, da chi li ha tradotti, appunto da questa grandissima poeta. Tengo anche a dire che, come sempre in libreria, si trovano anche poi delle sorte di bibliografie ragionate intorno agli eventi che facciamo. In questo caso si ritroveranno finalmente, nuovamente, quasi tutte i testi di poesia che la Cavalli ha pubblicato nel corso degli anni, quasi tutti con Einaudi, ma che guarda caso molto spesso nelle librerie non si trovano più, perché come è noto quando un libro ha superato i 3 mesi i librai ormai fanno le rese. Ecco, la Cavalli, tutto quello che era reperibile noi siamo riusciti a reperirlo ed è molto molto importante, quindi se l'amate anche come poeta venite a comprare questi libri da noi. Questo importante appuntamento con Patrizia Cavalli sarà oltretutto introdotto da Ginevra Bompiani, non solo perché editrice di questo testo per Nottetempo, ma perché, come saprete in tante, è una profonda conoscitrice della letteratura inglese e quindi sarà secondo me anche questo un momento di scambio fra lei e la sua autrice molto interessante. Sabato 19 alle 18:30 abbiamo un incontro, Vite che sono un romanzo, le sorelle Bronti, che io condurrò, ma condurrò attraverso una conversazione con Leonetta Bentivoglio, che è una giornalista della Repubblica molto, molto attenta e molto acuta sulla letteratura scritta dalle donne, autrice di testi propri, uno molto importante su Pina Bausch e uno su Mozart. Scritto con Lidia Bramani. Io credo che anche questo sia un ottimo incontro perché non solo perché ovviamente ci sono delle ricorrenze sull'uscita di Jane Eyre, su
sulle nuove edizioni del professore, di Villette, di Shirley, nuove traduzioni di Jane Eyre e via dicendo, ma perché partiremo da un testo, il testo come sempre di partenza, vi dicevo, c'è, ed è Linda Gordon, Charlotte Bronte, Una vita appassionata. Questo libro è abbastanza corposo, io penso che riusciremo a metterlo anche in rapporto a un'altra biografia molto importante che chi ha la mia età più o meno sicuramente ha letto, che è quella di Elizabeth Gaskell. E sarà interessante vedere come nel raccontare la vita di una donna, la vita di una scrittrice, gli anni che passano portano a illuminare aspetti della sua vita ogni volta diversi, no? Così come tradurre un testo negli anni o nei secoli significa proporre nuove letture, anche scrivere le biografie significa proporre nuovi sguardi su scrittrici che noi magari consideriamo assolutamente note e di cui pensiamo di sapere già tutto. Ecco, scopriremo che qual è l'operazione che ha fatto Linda Gordon con la nuova biografia, e basterebbe il sottotitolo Una vita appassionata per farci intendere che usciamo sicuramente dall'immagine di una donna vittoriana per bene. Poi abbiamo la domenica 20, no scusate, la domenica 20 al mattino abbiamo una cosa speciale, anzi direi specialissima, che nasce dal fatto che alcune amiche, donne che frequentano la libreria, che ne sono ormai anche, come dire, elementi portanti, hanno lavorato a modificare. Negli anni, in questi ultimi anni, hanno lavorato a modificare lo scaffale delle bambine. L'operazione non era semplice perché chiunque si occupi di libri sa che proprio nell'ambito dell'editoria per i bambini, fino diciamo all'adolescenza, si ha una forte crescita, cioè si ha un numero di pubblicazioni sempre maggiore, perché in effetti quella è l'età in cui sembra che almeno in Italia le creature piccole italiane siano in grado di leggere. Pare che dopo l'adolescenza invece appunto si abbia un crollo vertiginoso della lettura. È molto importante quindi sapere che questo scaffale, che ovviamente non può contenere moltissimo, però contiene quello che alcune donne, che sono giovani donne, che hanno figli, che hanno bambini piccoli, hanno deciso di scegliere per loro. E non è un caso che appunto la domenica mattina da noi alle ore 11 ci sarà un incontro per le bambine e per i bambini. Ed è un appuntamento importante perché non è solo determinato dal fatto che leggeranno assieme questo delizioso libro Eugenia l'ingegnosa, che è la storia di una bimba che vuole raggiungere un'isola che c'è e non c'è. E per seguire il suo sogno costruisce ponti con acume e fantasia. L'idea di questo libro viene da un gruppo di architette e ingegnere svizzere, anche questo è molto molto interessante. Quindi si leggerà questo libro e si leggerà insieme, e io credo che la lettura ad alta voce tra adulti e bambini sia fondamentale anche per i bambini stessi, soprattutto per la loro crescita, per l'orecchio, che la voce poi insegnerà loro a riconoscere sempre quando leggeranno anche da soli, ma è importante anche perché alla lettura del testo seguirà un laboratorio, ovvero si lavorerà intorno a questo libro, e io credo che questa sia un'idea preziosa perché i bambini giocano e imparano mentre giocano, ma hanno anche bisogno appunto di relazioni tra loro e con gli adulti perché questo gioco acquisisca un significato grande nella loro mente. Finirà anche con un piccolo aperitivo, non so che cosa verrà servito, ma insomma mi pare un'ottima idea, un bellissimo modo per stare con bambine e bambini la domenica mattina. La domenica pomeriggio c'è invece un filmato dedicato a una grandissima poeta, Elizabeth Bishop. Ed è il titolo è Una grande regista, racconta la grande poeta Elizabeth Bishop, il titolo scelto da chi ha fatto questa proposta, ed è anche qui la narrazione della vita di una grande donna fatta da Barbara Hammer, ed è secondo me
un interessantissimo intreccio fra appunto la grande poesia di Elizabeth Bishop e lo sguardo di una delle artiste visuali più importanti della comunità queer. Quindi siamo di fronte a un film sperimentale che ha ricevuto moltissimi premi, che ha attraversato moltissimi festival, che finalmente riusciamo ad avere anche tra noi, e sa che sarà introdotto da Luciana Tavernini, che è una amica molto competente per quanto riguarda appunto la poesia delle donne, e Deborah Guma dell'Associazione Immaginaria. Quindi questo è l'insieme del nostro programma. Speriamo di riuscire a fare le cose in modo che tutte voi, tutte quelle che verranno, quelli che verranno, possano divertirsi, ma possono anche avere, come dire, uscire dalla libreria sapendo che pensare insieme è qualcosa di cui veramente abbiamo, credo, tutti bisogno in questo momento.